Buonasera e benvenuti a Ostia Portus, Roma e i porti marittimi dell'epoca imperiale, tour online di viaggi nei paraggi organizzato da Open City Roma, promosso da Roma Capitale ed inserito negli eventi dell'estate romana. L'iniziativa di oggi è realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma e il Parco Archeologico di Ostia Antica e abbiamo con noi il dottor Renato Sebastiani della Buonasera. Soprintendenza Speciale di Roma, archeologo responsabile del rione Testaccio e del porto fluviale, e che per il Parco Archeologico di Ostia Antica segue i lavori di ristrutturazione del Museo delle Navi Romane di Fiumicino. Buonasera Renato, Buonasera, buonasera a voi, piacere buonasera Iaia. averti qui. Io sono Gaia Maria Lombardo, sono un architetto e faccio parte dell'associazione Open City Roma, che probabilmente conoscete, spero che molti di voi conoscano, per l'evento annuale Open House Roma. E qual è, diciamo, l'idea alla base di Viaggi nei Paraggi? È che si possa viaggiare rimanendo in città, cioè viaggiare tra luoghi ed architetture che si attraversano quotidianamente, ma di cui forse non si conoscono o si conoscono perlomeno in modo troppo parziale le vicende. Quindi abbiamo immaginato tour virtuali, podcast, eventi online, offline, con QR code, caccia al tesoro, tutti gratuiti e distribuiti sul territorio urbano, che sono, diciamo, pensati come uno strumento per costruire percorsi attraverso la storia, la letteratura, in modo da consentire, diciamo, alle persone che vogliano, diciamo, viversi un po', esplorarsi un po' la città, l'esperienza del viaggio come, diciamo, come scoperta e come conoscenza, perché no, anche di altre culture, però senza muoversi da Roma, insomma. E quindi in questo viaggio, diciamo, che iniziamo oggi, direi che tra l'altro è un viaggio che facciamo via acqua, anzi in nave. Per iniziare, diciamo, per partire a questo punto è il momento di passare la parola a Renato Sebastiani. Grazie, Renato. Grazie, grazie Gaia, grazie, grazie a chi ci ascolta. Bene, sì, cominciamo un viaggio nei paraggi che però si muove, appunto, si muove su via nave e parla di trasporti a grande distanza, quindi sono dei paraggi che poi diciamo, si ampliano, si allargano, ma da noi arrivano. Perché? Perché i trasporti via acqua erano come sono oggi, nell'antichità come sono oggi, diciamo, i trasporti che permettevano di far viaggiare merci voluminose su grande distanza con dei costi, diciamo, accettabili. Non a caso qui vedete un bassorilievo di una nave romana con le sue anfore che esce fra l'altro dal porto di Fiumicino. E una grande porta container che poi sono quelle che trasportano normalmente quello che noi abbiamo intorno a noi, che consumiamo quotidianamente. Vai con la slide. Erano perché i trasporti di acqua erano così importanti, così funzionali? Perché nonostante rappresentassero dei pericoli, qui vedete una nave in tempesta, una flotta in tempesta in realtà, perché poi ci sono le altre, non si vedono, con addirittura uno poraccio caduto fuori bordo, però erano talmente più efficienti rispetto ai trasporti terrestri, che erano lenti, caricavano poco. Una nave media da trasporto romana imperiale portava 150 tonnellate, più o meno, o 3.000 anfore. E un carro trasportava, se andava bene, qualche quintale. Gli animali erano aggiogati al collo, non vedete che non c'è la bardatura al petto, quindi tiravano poco. La bardatura al petto è un'invenzione medievale, loro tiravano poco perché come tiravano il giogo al collo gli stringeva, la giugulare li soffocava, quindi la loro capacità di tiro era scarsa. Insomma, via acqua si viaggiava tanto, bene e anche velocemente, se cambi lo vediamo. Non lo vediamo più, adesso lo vediamo. Una nave, appunto, una cosiddetta nave oneraria, cioè le navi pesanti, si chiamavano così, le navi da carico marittimo, poteva appunto trasportare tra le 150, ma anche c'erano anche di più grandi,
tonnellate in una settimana andava da Calice a Roma o da Alessandria d'Egitto a Roma, e Alessandria d'Egitto era il porto, non solo era il porto per eccellenza, ma era il porto da cui partiva la flotta annonaria che portava il grano dell'Egitto a Roma. E ne portava, racconta Flavio Giuseppe, che è un cronista che vive, diciamo, nel primo secolo, racconta che ai tempi di Nerone arrivavano dall'Egitto 140.000 tonnellate di grano l'anno a Roma, che era più o meno quanto serviva a Roma per 4 mesi. Poi arrivano anche da altre parti, dal Nord Africa, dalla Sicilia. Però ecco, per far capire, e portare quello significa che da Alessandria partivano nell'anno 5, 600, 700 navi per fare questo. Quindi era un porto ed era un viaggio molto importante. Era la flotta annonaria, cioè la flotta del grano di Stato, quindi di quello che doveva, diciamo, che era controllato dallo Stato, dal sistema dell'annona, che era un sistema complesso che permetteva l'approvvigionamento della città. E anche permetteva le elargizioni di grano di vino e poi di olio alle popolazioni indigenti a prezzi calmierati o gratuiti, e anche di calmierare i prezzi, perché chiaramente in un sistema misto pubblico-privato, se c'era un momento di carestia e quindi il privato che aveva le riserve alzava i prezzi, lo Stato che aveva le riserve e ne aveva di più immetteva sul mercato una grande quantità e quindi il prezzo si abbassava. Era un sistema, diciamo, che non sempre funzionava, però tutto questo andando avanti, però ecco, noi abbiamo parlato di questo, del Mediterraneo, ma questa cartina che si vede con queste linee esili che si vedono e non si vedono, ci serve solamente a dire che poi il commercio romano, il sistema commerciale romano era estremamente esteso, andava ben oltre, diciamo, i confini stretti dell'impero, andava, diciamo, dalle isole britanniche fino alla costa occidentale dell'India. Perché? Perché si trasportava, si commerciava di tutto, non solo i beni di prima necessità, grano, vino, olio, che viene chiamata la triade mediterranea, insomma, le basi della dieta, ma sulle navi viaggiava il marmo, viaggiavano i cordami, viaggiavano le spezie, viaggiavano le merci preziose, viaggiava di tutto, nonché le persone. Certo. Era un movimento veramente impressionante a vederlo su questa cartina, pensando che stiamo parlando di epoca romana. Diciamo che le navi, per esempio, che andavano verso l'India, c'era Muziris nella parte meridionale della costa occidentale, era un emporio romano, dove fra l'altro c'era l'unico tempio ad Augusto fuori dei confini dell'impero, e le navi che facevano il Mar Rosso arrivavano più o meno all'altezza di Aden, e poi, siccome anche allora lo Shatt el-Arab era un posto non proprio tranquillo, l'uscita del Golfo Persico, per evitare il controllo che i parti avevano su quella parte di mare, le navi tagliavano per l'oceano, cioè tagliavano per l'oceano indiano, prendevano il largo, ed erano navi che potete pensare, insomma, più o meno, ecco, pensate alla Santa Maria di Colombo, adesso, tanto per capirci, insomma, siamo su quelle dimensioni, erano anche un po' più grandi, però ecco, insomma, facevano delle rotte molto lunghe. Quindi, scusami. Dini. No, dico, cioè, un sistema infrastrutturale veramente molto importante serviva per poter far funzionare tutto questo. Infatti, se tu cambi, apriamo poi qual era il problema. Il problema di fondo qual è? Che le navi hanno bisogno di porti. Ne hanno bisogno oggi. Pensate, appunto, i grandi porti, i porta container, sono fondamentali. Tutto il problema che c'è oggi sull'aumento di certe materie prime, di prezzi, perché le navi si muovono poco, perché c'è stata la ripresa del consumo del petrolio che permette, cioè, c'è tutto un gioco che però dà l'idea di quanto siano importanti, proprio come siano proprio delle vene della nostra economia queste gigantesche navi che si muovono un po' per tutti gli oceani. Pensate a quello che è successo con quella che si è incagliata a Suez, nel canale di Suez, certo, che l'ha bloccato.
Quindi era, e anche allora il problema c'era, nel senso che le navi navigavano, per esempio il Mediterraneo si navigava l'estate, si navigava dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno, perché d'inverno il Mediterraneo è un mare abbastanza capriccioso, pieno di fortunali, c'era il cosiddetto mare clausum, il mare chiuso, cioè il mare che non si tendeva a non navigare. Detto questo, siccome erano mesi, l'armatore che voleva rischiare le navi e affrontare, diciamo, il mare invernale, a un certo punto lo stesso Claudio crea una specie di sistema, una legislazione quasi dei Lloyd's, in cui c'è una forma assicurativa. Quello che rischia, se gli va male, come se gli affondano le navi, lo Stato lo aiutava, gli veniva incontro, proprio perché si tendeva a spingere diciamo gli armatori comunque a navigare, perché insomma erano lunghi mesi in cui teoricamente non arrivava nulla, e quindi il sistema non era c'erano gli incentivi come adesso, un c'erano po' degli incentivi, più altro delle forme la ristrutturazione in forma assicurativa, esatto, l'incentivo a rischiare, insomma. E questo perché appunto, se noi andiamo avanti, Roma era una città enorme, cioè Roma all'inizio dell'era volgare, all'inizio, diciamo, nel primo secolo dopo Cristo, all'inizio dell'impero, era una città di 1 milione di abitanti, che era una cifra spropositata per il tempo. 1 milione di abitanti lo vedranno le grandi capitali europee della rivoluzione industriale, insomma Parigi ha 100.000 abitanti nel 1300, quindi averne 1 milione 2000, più di 2000 anni fa, insomma, non era poco con le tecnologie di allora. Quindi era una città che aveva delle gigantesche necessità, nonché era una città manifatturiera, una città che esportava, non solo importava, perché doveva nutrire tantissima gente, ma esportava manifatture. Quindi aveva bisogno di infrastrutture in grado di reggere queste sue necessità. Intanto perché, come vediamo andando avanti, Roma non è una città di mare. Roma sta a 30 km dal mare, sul corso di un fiume, il basso corso del Tevere, che è un fiume che è quasi un torrentone, un fiume che ha grandi escursioni di portata sia annuale che stagionale, quindi non è facile da navigare. E Roma si basava, la Roma repubblicana in particolare, si basava su questo sistema, un suo porto interno, un porto fluviale, il porto Tiberino, diciamo al Foro Boario, che poi verrà ingrandito e diventerà il grande porto fluviale che era lungo la piana di Testaccio, di attuale piana di Testaccio, ma che andava anche avanti, anche sulla riva destra. Ancora oggi, diciamo, il tratto che va dalla foce a Roma è considerato il tratto marittimo del fiume, ed è gestito dall'autorità portuale, quindi proprio perché era il tratto che si navigava, che era appunto portuale, dove viaggiavano le merci. Poi è rimasto utilizzato, scusami se ti interrompo, ma il porto per esempio di Ripa Grande, se non erro, fino agli anni 40 ha continuato ad essere utilizzato, anche se in modo minore, con piccoli trasporti minimo, locali. Sì, però era ancora navigabile, cioè era decisamente navigabile. Sì, il fiume era navigabile. Diciamo che le scelte già di Pio IX inaugurò la ferrovia che andava a Civitavecchia, quindi diciamo che ci furono delle scelte apparentemente contraddittorie: da una parte si voleva rivitalizzare il porto fluviale, da una parte si facevano delle infrastrutture che tendevano a togliergli forza, però comunque per secoli non solo è stato l'asse, diciamo l'autostrada su cui viaggiavano merci e persone in tutti i secoli dell'impero, quindi in un momento in cui appunto la città era una città gigantesca, quindi doveva esserci un'organizzazione estremamente complessa, ma poi ha continuato, cioè nella città papalina aveva il fiume come un asse fondamentale del suo commercio, quindi le darsene, le cose, insomma, continuavano il sistema dell'alaggio, cioè i barconi trainati, le chiatte fluviali che erano trainate dalle rive, e quello andava ha continuato per fino all'età contemporanea. Però se vai dove eri andata... è cambiato troppo presto. No, ma va benissimo. Perché? Perché appunto Roma cosa aveva? La Roma repubblicana aveva due grandi porti, diciamo, marittimi. Uno era
il porto, diciamo, fluviale alla foce del Tevere, ed era Ostia. Ostia è la prima colonia romana. I romani immediatamente, diciamo, capiscono che devono controllare la foce del fiume e le saline. Lo scontro con Veio sarà lo scontro per il controllo delle saline di Maccarese. E la vittoria, il controllo delle saline, deciderà il declino di Veio. Quindi, diciamo, questo era fondamentale. Il controllo della foce era fondamentale. Ostia diventa il primo porto, il porto appunto alla foce del fiume. Però poi c'era un altro grande porto invece marittimo, che era Pozzuoli, Puteoli, nel Golfo di Napoli, che è un porto militare, che poi diventa un porto, che poi diventa, diciamo, un grande porto commerciale, un porto che viene utilizzato durante le guerre puniche, poi diventa un grande porto commerciale, è un ottimo porto, rimarrà un grande e importante porto per tutto il periodo dell'impero romano, però sta a 200 km da Roma, quindi era troppo lontano per essere il porto della città. Quindi Roma a un certo punto si trova in questa difficoltà, che Pozzuoli è troppo lontana, Ostia è un porto insufficiente. Perché esatto. E come lo risolvono? Allora, intanto, appunto, il problema qual era? Che se vedi, il problema era, ecco, qui vedete a sinistra il modello di una nave oneraria, cioè di una nave da trasporto marittimo, e a destra il modello di una nave, fra l'altro una riproduzione proprio di una nave che sta al Museo delle Navi, una chiatta fluviale, fluvio marittima, la Fiumicino 1. E che avviene? Cosa avveniva? Cioè, come funzionava il sistema? Le navi, le grandi navi marittime non potevano risalire il fiume, l'attracco a Ostia non era molto capiente. Quindi che facevano? Si fermavano in rada e, se vai avanti, si vede con chiarezza. Senti, ma ti posso fare una domanda prima di andare avanti? Perché, come no? Perché volevo capire la differenza sostanziale tra la nave, al di là della dimensione, che chiaramente doveva essere diversa, perché la nave che navigava per mare dalla nave che risaliva il fiume, ma qual era? Cioè avevano... Diciamo, qual è la caratteristica principale che differenzia la nave oneraria da... Scusami? Il pescaggio. La nave oneraria è una nave tonda con una carena profonda e la sua brava quiglia, e c'ha un buon pescaggio perché deve tenere il mare. La caudicaria, si chiamavano così queste chiatte, aveva il fondo piatto, aveva la quiglia, aveva le murate alte, ma aveva il fondo piatto. Quindi non pescava poco, per cui poteva risalire, però naturalmente non poteva reggere il mare perché scarrocciava, non avrebbe retto. La nave oneraria, la nave marittima, c'ha la grande vela quadrata con l'albero centrale e spesso aveva un secondo albero e poi aveva anche una specie di bompresso, chiamiamolo così, un'altra vela a prua, quindi aveva un sistema di velature abbastanza molto diverso, navigavano in modo molto diverso da come poi hanno navigato le navi a vela moderne. Aveva tutte delle altre inerzie, questa grande vela centrale era, insomma, non era, era, si muoveva con delle inerzie diverse. La nave, la chiatta fluviale, la chiatta fluvio marittima, perché poi poteva, volendo, su quell'albero montare una vela, una livarda, una vela trapezoidale, una vela aurica, con cui fare, diciamo, del piccolo, muoversi nella laguna di Ostia, per esempio, perché c'era una laguna, forse a porta delle lagune costiere, e forse anche qualche piccolo cabotaggio, un po' da capire, però come vedete c'aveva l'albero, lo vedete che è molto verso prua. Sì, è decentrato, mentre l'albero è più centrato. E questo perché? Perché quell'albero, che era abbattibile, si poteva piegare, portava sulla cima la carrucola su cui si muoveva la corda di alaggio, cioè quella con cui venivano poi trani dalla riva. Se l'albero... vado alla prossima diapositiva, a questo punto no. No, aspetta, finiamo questa e poi riprendiamo il discorso. Se l'albero era o troppo centrale o troppo a prua, la barca tirata dalla riva sarebbe andata a sbattere contro la riva o si sarebbe messa di traverso. Quindi era uno studio dell'equilibrio, del punto di equilibrio, perché la tirata, quindi con un tiro angolare, perché ti tiro dalla riva e quindi c'ho un angolo, la nave procedeva dritta. Quindi era uno studio, e i romani, devo dire, fra l'altro, lavorano moltissimo sulla tecnica navale,
per esempio le chiatte cosiddette, le imbarcazioni fluviali così chiamate gallo-romano, romano-galli, che come vi piace di più, romano-celtiche, scusate, o celtico-romane, erano invece molto più simili alle nostre chiatte, c'erano le murate basse, la prua e la poppa mozze, quadrate, e navigavano anche loro, avevano una vela, si muovevano sui grandi fiumi, sul Rodano, sulla Senna, sul Reno, quindi diciamo sui fiumi che avevano altre portate e altre possibilità. E quindi dicevamo, se vai avanti, sì. Quindi diciamo, la differenza era proprio quella, era il pescaggio, e anche se erano capaci quelle chiatte, quelle che stanno a Fiumicino, la più grande ne poteva portare 70 tonnellate, ma ce n'erano di più grandi, però era che non pescava. Belle larghe. Sì, infatti tirati 70 tonnellate più il resto dalla riva, era un lavoraccio. No, te ne chiedevo magari per se qualcuno dei nostri spettatori non è proprio un esperto di barche, magari era una curiosità interessante capire questa differenza. Assolutamente, no, ma hai perfettamente ragione, perché poi uno a volte dà per scontati dei passaggi che tali non sono. E qui però si vede molto bene, vedete a destra c'è la nave marittima, col suo bravo occhio, sembra proprio così, la passerella che li aggancia stanno in acqua, vedete non stanno su una banchina di porto, quindi questa sta in rada, e c'è in questo caso porta un'anfora sulle spalle, che scende e va nella chiatta fluvio-marittima, nella chiatta della Caudicare, la chiatta fluviale, che si riconosce da due elementi molto caratteristici, che sono l'albero inclinato, perché si può piegare, con le pedarole, perché ci si deve poter salire sopra per arrivare alla carrucola, e questo argano a poppa, che era l'argano che si manovrava per la tensione appunto delle corde di alaggio, cioè delle corde con cui si tirava dalle rive. Quindi questa era l'operazione che avveniva, che capite che era un'operazione faticosa, complessa, pericolosa, nonostante che naturalmente le chiatte fluviali rimarranno sempre, perché comunque sempre a Roma si deve arrivare e quei 30 km di fiume vanno fatti in tutti i modi, quindi le chiatte fluviali, però qui il problema era che il trasbordo avveniva lentamente sulle navi ferme in rada, insomma non c'era un porto ampio, sicuro, vicino che permettesse invece un lavoro più funzionale, più agile. E una città così grande ne soffriva. Quindi che succede? Succede che, lo vedete in questa cartina, a un certo punto è l'imperatore Claudio che nel 46, 42, 46, non mi ricordo mai, dopo Cristo, dopo appunto delle stagioni di carestia, quindi un momento di tensione nella città, perché l'imperatore è considerato da cittadini romani come il responsabile della buona vita della città, decide di costruire un nuovo porto viene scelto un posto, vedete qui c'è Ostia, sopra c'è Portus, che è appunto il nuovo porto, era il Porto Augusti, si chiamava, non mi ricordo come, c'ha un suo appellativo, e circa 3 chilometri a nord della foce di Ostia fa costruire questo nuovo porto. Questo nuovo porto è una struttura gigantesca. Claudio si scontra con il Senato, che gli dice sostanzialmente: tu sei un pazzo, vuoi spendere una palata di soldi per un'opera immensa. Però effettivamente era così, però poi il porto serviva, e se vai avanti un po' lo capiamo com'era. Eccolo qua. Lui fa gettare praticamente due grandi moli, che voi vedete questi moli a tenaglia, che chiudono uno spazio di circa 150 ettari di mare, in gran parte sul mare, una parte all'interno invece è diciamo scavata su un'insenatura della terraferma, fa affondare una grande nave che Caligola ha fatto costruire per trasportare un obelisco a Roma dall'Egitto, quindi una grande chiatta che era stata, tra l'altro pure quella aveva camminato tutto il Mediterraneo, gigantesca, per portare questo obelisco, la fa affondare, ci fa mettere altro materiale sopra, crea un'isola artificiale su cui viene costruito il faro, ad imitazione del faro di Alessandria, perché i romani sono debitori della tecnologia ellenistica e non hanno mai negato, e quindi Alessandria era il porto per eccellenza da imitare, e crea questo grande spazio. Ancora non c'è quell'esagono che voi vedete dietro. Lo spazio è questo qui.
La tenaglia praticamente, la tenaglia con il faro. E probabilmente la Darsena, è questa lineetta che si vede appena appena qua dietro questo molo nord-sud. Questo porto, che viene inaugurato da Nerone, ha dei difetti però. Intanto è troppo grande, non regge le tempeste. C'è una cronaca che dopo poco tempo dall'apertura, all'inizio del suo funzionamento, affondano 40 e più navi travolte da una tempesta. E c'ha una certa tendenza ad insabbiarsi, perché le correnti del Medio Tirreno vanno verso nord, quindi tutto quanto il limo che il Tevere trasporta viene spostato, cammina di più verso nord, non lo potranno sapere, ma insomma c'ha una serie di difetti. Questi difetti vengono risolti da Traiano una cinquantina di anni dopo. Traiano, intorno al 100, fra il 100 e il 112, commissiona probabilmente al suo grande architetto ingegnere, che era Apollodoro di Damasco, quest'opera, cioè scavare e realizzare un nuovo porto interno, scavato nella terraferma. È un esagono di 33 ettari, con le pareti a scarpa, le punte dell'esagono, che crea veramente un lago con un sistema per cui ci sono cinque lati interi più i due mezzi lati d'ingresso di banchine dritte, quindi dove si può attraccare bene in linea di fila. Si calcola che ci attaccassero 200 navi, potranno attraccare in linea di fila, e è un fattore 100 rispetto a quelle che potrebbero attraccare alla banchina di Ostia, per capirsi. E questo crea poi tutto un sistema per cui il porto di Claudio diventa la rada esterna, crea un canale di collegamento. Già Claudio aveva fatto creare due canali che andavano a Roma. I canali perché? Che andavano al Tevere. Perché quei canali? Perché serviva intanto di collegare il porto al Tevere, se no che senso ci aveva? Quindi serviva che le navi potessero, le chiatte potessero risalire, agganciarsi al Tevere e arrivare a Roma, altrimenti il porto non aveva senso. Quindi, scusami, Renato, da questo, diciamo, braccettino che vediamo fuori dall'esagono, era il passaggio. Allora, guarda, questo qua, Andrea Gevro, sì, quello che parte dal molo meridionale, dal molo vedi, c'è un canale che va su, e poi dall'esagono, davanti all'esagono, c'è un braccetto che va a quel canale. Quello è il canale cosiddetto trasverso, viene chiamato così. Scusate, io non vi ho messo una pianta forse fatta meglio. Va bene, è il cosiddetto canale trasverso, cioè quello che permetteva di collegare tutto il sistema interno al canale che poi avrebbe condotto, poco più su dell'immagine, a Capo Due Rami, quello che oggi è Capo Due Rami, cioè all'innesto con il Tevere. Quindi il sistema qual è? Il sistema è che il Tevere nasce come un fiume che ha un estuario, non ha un delta. Oggi ha un delta creato da quello che noi chiamiamo il canale di Fiumicino, ma che si chiama Fossa Traiana, che era il canale artificiale fatto scavare da Claudio e poi ingrandito e migliorato da Traiano, da cui poi prende il nome, e che permetteva di collegare il porto al Tevere, quindi alle navi di risalire e scendere dal porto, innestarsi al Tevere e andare a Roma, e in più funzionava insieme a un altro canale che era più a nord, oggi interrato, verso Maccarese, funzionava da grande canale scolmatore delle piene del Tevere a Roma, cioè serviva a mitigare l'effetto delle piene del Tevere sulla città, perché faceva da troppo pieno, sostanzialmente. Quindi la funzione di questi due canali, e in particolare di quello sud, quello che collegava il porto, era una funzione fondamentale. E la qualità costruttiva è dimostrata proprio dal fatto che, mentre nel Medioevo la foce del Tevere si era più o meno insabbiata, era piena di secche, di cose, il canale, la Fossa Traiana, no, ha continuato a funzionare. Il porto di Traiano, o il porto imperiale di Claudio Traiano, o il Portus Rome, come poi si è chiamato, ha continuato a funzionare in forma ridotta, così, per tutto il Medioevo, fino al 1200. Quindi aveva una grande funzionalità, e lo dimostra il fatto che quando ci stanno il sacco di Roma del 410 di Alarico, poi Genserico, Alarico ignora Ostia, che era ormai completamente in decadenza, ma assedia Porto. Genserico anche assedia Porto,
nella guerra greco-gotica fra Goti e Bizantini si contendono Porto, perché chi controlla Porto controlla Roma, quindi controlla l'approvvigionamento della città. E non a caso Porto, dopo la prima sveglia di Alarico, poi le sveglie di Genserico, si rendono conto che è il caso di fare delle mura serie, e infatti costruiscono delle mura che hanno la stessa dimensione delle mura aureliane. Quindi sono mura di prima grandezza che servono appunto a proteggere un centro fondamentale. Fra l'altro un centro che proprio nell'età tardoantica era molto cresciuto. La città di Portus riceve da Costantino, quindi siamo all'inizio del IV secolo, la potestà di municipio, diventa municipio autonomo, non più legato ad Ostia. E poi diventa diocesi, ancora oggi c'è il vescovo di Porto e Santa Rufina, quindi diventa diocesi, il vescovo di Porto insieme a quello di Ostia siedono in conclave, quindi sono dei centri importanti, che hanno una grande, la basilica portuense è una basilica di prima grandezza, quindi insomma è un centro, è un pezzo diciamo di storia della città estremamente importante, fra l'altro gigantesco. Ecco, voi adesso avete delle piccole immagini, quella che vedete sopra la ricostruzione del porto è una sono delle celle di magazzino, vedete quelli che sembrano dei canali sotto, in realtà sono i pavimenti sospesi, queste suspensure, cioè erano dei pavimenti creati in maniera tale da mitigare e rendere diciamo meno violenti i cambiamenti di umidità e calore durante l'anno col cambio delle stagioni. Perché? Perché se io lì ci metto il grano che si metteva sfuso nei magazzini tradizionali, il grano produce calore, produce umidità, tende a marcire, quindi viene ad essere rivoltato, ma naturalmente si cercavano tutti una serie di sistemi, si studiavano dei sistemi non per eliminare ma per mitigare gli sbalzi, cioè per far sì che queste cose avvenissero più gradualmente. Quelli che vedete a sotto sono pezzi di cosiddetti grandi magazzini severiani sul bordo dell'esagono. L'esagono si vede come oggi è un lago che è collegato al Tevere da un canale e funziona da grande invaso delle acque di bonifica. E oggi come oggi Porto è un grande centro, diciamo non solo è un grande parco archeologico, sta dentro il parco archeologico di Ostia Antica, quindi il sistema fra Ostia, la necropoli di Ostia Antica, la necropoli di Isola Sacra e Portus a Fiumicino era il sistema, racconta il sistema della più grande infrastruttura del mondo romano, era l'hub dell'impero romano, fra l'altro seduto su gran parte di Portus, dell'antica Portus, c'è l'aeroporto di Fiumicino, quindi l'hub del paese attuale del paese è seduto sull'hub dell'impero romano, quindi è stato aggiornato un po' brutalmente. Dimmi. No, scusa, volevo fare notare una cosa che per esempio in questo collage di immagini diciamo di cui stiamo parlando, in alto a destra c'è diciamo la foto dell'esagono, del lago esagonale, che è esattamente com'era, impressionante così in epoca romana, e noi lo ritroviamo dall'aereo, cioè quando si guarda dal finestrino dell'aereo si vede questo esagono perfetto, sì, del lago, che invece adesso risulta in mezzo alla campagna, quindi è ancora più impressionante perché visto contestualizzato in questa ricostruzione lo si vede a contatto con l'acqua, mentre invece ormai tutta la parte che era l'area del porto di Claudio è totalmente in campagna, perché ci passa tra l'altro su uno dei due, aiutami tu su quale dei due, uno dei due passa delle fondazioni diciamo di quello nord, passa proprio la strada che ti porta all'aeroporto, cioè nelle vicinanze del Museo delle Navi, di cui poi arriveremo a parlare di Fiumicino, cioè, ci si passa sopra, ecco, e lo si vede così, che attraversa la campagna. Ma infatti diciamo che una delle cose che colpisce, allora intanto Porto, cominciamo a dire una cosa, Portus c'ha due aree, c'è un'area demaniale, che appunto è gestita dal Parco Archeologico di Ostia Antica, che si può visitare, bisogna andare a Fiumicino, fine settimana è aperto, dalle 10 alle 6 del pomeriggio, sono 34 ettari
di parco archeologico, ed è un grande parco archeologico e naturalistico, perché siamo nel cuore della riserva statale naturalistica del litorale, ci sono zone protette, perché c'è protetta per esempio l'avifauna, perché è una zona di uccelli di passo. L'esagono è invece all'interno della proprietà privata del Duca Sforza Cesarini, la vecchia proprietà Torlonia, però anche quello è visitabile dall'oasi di Porto privata, si paga un biglietto e si fa un giro su due lati dell'esagono. L'esagono stesso è una zona a protezione integrale per l'avifauna, perché per la nidificazione e per il passaggio anche lì degli uccelli. Quindi intanto è un luogo bellissimo da visitare, solamente nella parte delle maniere ci sono più di 3.000 piante d'alto fusto, c'è tutta la vegetazione della bonifica, ci sono animali che vanno dalle volpi ai daini, per esempio ci sta una famiglia di daini che si muove tra le due proprietà, quella pubblica e quella privata, perché abbiamo lasciato un buco apposta aperto nella rete, e sono i daini che sono stati portati dai Torlonia per il loro parco. Insomma, è un luogo, devo dire, molto bello e molto ameno. Per di più si vedono, diciamo, se uno vuole capire come erano fatte le infrastrutture, come poteva funzionare una cosa di questo genere, va lì. La cosa che colpisce è che non c'è l'acqua. Cioè, tutto questo è senza acqua. Perché? Perché i depositi del Tevere hanno fatto avanzare in questi 2000 anni di quasi 4 chilometri da costa. Per cui si è tutto interrato, è tutto insabbiato. E in realtà è fondamentale per capirne, diciamo, oggi l'attuale configurazione, perché è un po' difficile immaginarselo senza... Esattamente, infatti è una vista che va un po' mediata. Intanto, se qualcuno si va a fare una passeggiata lì, tenga conto di una cosa, vedete, c'è quella foto in mezzo, piccolina, con gli alberi e un pezzo di prato, e dietro, se uno si riesce a vedere, si intravedono gli archi della terrazza del Palazzo Imperiale, che era praticamente sull'istmo. Se guardate il modello sotto, vedete l'esagono nel punto in cui c'è quella specie di istmo che si slarga un pochino fra l'esagono e il bacino di Claudio. Lì c'erano il cosiddetto Palazzo Imperiale e gli arsenali. Allora, così come è stato sistemato il parco, che ha mantenuto il suo aspetto di vegetazione di bonifica, dove voi vedete il prato piatto, quello era mare. Dovunque voi vedete alberi che si abbarbiano e punti di rilievo, piccoli rilievi, collinette, pendiche, cioè, lì sotto ci sono strutture. C'erano moli, c'erano magazzini, c'erano depositi, c'erano cisterne, c'erano terme. Perché quella naturalmente era una palude piatta, per cui diciamo che oggi come oggi uno potrebbe tentare di riconoscere il mare quando state sul prato, state coi piedi nell'acqua. Esatto. Eccoci. Per non farla troppo lunga, questo qua, cioè, ma che cos'è questa cosa? Questa è una lastra, un bassorilievo molto famoso, si chiama il rilievo Torlonia, proprio perché venne trovato appunto durante la bonifica dei Torlonia, ed è un'allegoria di Portus. In realtà è una grande bassorilievo simbolico in cui voi vedete, potete riconoscere alcune cose, ovviamente la nave che arriva, la nave che è già ferma in porto, che va scaricata, l'allegoria di Portus al centro, l'occhio apotropaico che voi vedete, diciamo, ricordatevi che i marinai sono superstiziosi, ma poi vedete l'allegoria vedete il faro dietro, vedete l'allegoria dell'Africa, cioè le varie province annonarie, l'Africa con gli elefanti, vedete la cornucopia della fortuna. E quindi diciamo che questo qui in qualche modo ha la stessa funzione che tante volte ha avuto, per esempio, le grandi affreschi delle pitture medievali, cioè racconta il porto, descrive il porto attraverso una grande allegoria, ed è di età severiana, quindi diciamo della fine del secondo, inizio del terzo secolo d.C., in un momento, diciamo, i severi lavorano molto sulle infrastrutture, tutti ci lavorano sulle grandi infrastrutture, chiaramente tutti gli imperatori ci mettono qualcosa, perché per mantenerle, per farle funzionare, per ampliarle, per ingrandirle,
per renderle funzionali alle esigenze del momento. Questa è una cosa che si potrà, si può vedere la copia, questa è una copia in gesso, perché l'originale ce l'hanno i Dorlonia e se lo tengono stretto, e ce l'hanno anzi Sforza Cesarini, e, però questa è una copia fatta da Gismondi a suo tempo, insomma è, una, è la prima copia e anche fatta da un grande autore, è il primo calco, e questo appunto sarà al Museo delle Navi, sarà visibile. Se vai avanti, vado avanti. Ecco, parliamo sempre ancora un po' del porto. Quali sono gli elementi del porto? Come si riconoscono? Per esempio, quella che vedete in alto a sinistra, la lastra dei Saborrari, è una lastra in cui il prefetto del porto dà le istruzioni e le regole per chi sono i Saborrari. Sono quelli che facevano, prendevano la sabbia per fare le zavorre nelle navi. Quindi che raccoglievano la sabbia, quindi dove e come si poteva raccogliere la sabbia per non squilibrare il, per esempio i bacini, perché la sabbia era fondamentale, perché le navi avevano alla base una zavorra su cui poi si infilavano i puntali delle anfore, per esempio. Quindi era, era un'operazione, era un lavoro faticoso ma fondamentale. Quella a fianco è una bitta d'ormeggio, la, la riconoscete abbastanza facilmente, è una lastra di travertino, un blocco di travertino che veniva infilato nella banchina e c'era l'anello su cui si legavano le gomene. Se allora, vai avanti, questo è il, un sarcofago che è stato Ostia, che è interessante perché c'ha delle scene di vita del porto, perché poi noi queste cose dove le prendiamo? Spesso dalle scene. Qui vedete la nave che arriva al porto, il porto è ben segnato dal faro, e c'è il pilota che gli va incontro, perché questi poi dovevano manovrare dentro, dentro, dentro il porto. E ricordatevi quel modello, pensate a quel canale che collegava il porto, l'esagono, al canale di Fiumicino, e poi se le... una nave che si che affondava, sbatteva e affondava lì, bloccava il porto. Quindi c'era il pilota, perché queste navi dovevano essere poi, non, ha, non doveva essere semplice il governo. Tiravano fuori i remi, che avevano volendo dei remi per muoversi, poi probabilmente erano trainate per arrivare poi per dislocarsi ai diversi punti di approdo. Era un porto gigantesco, erano centinaia di ettari di acqua e poi di, quindi centinaia centinaia chilometri di moli di approdi, quindi ognuno doveva sapere dove andare e come muoversi. E sotto, che vedete l'intero sarcofago, a fianco, appunto, dopo il faro, siamo nel porto e ci sono scene di vita del porto. E che sono le scene di vita di un porto, di un grande porto. Quindi diciamo che questi sono degli oggetti che hanno una grande funzione, ti raccontano molto, sono estremamente interessanti. E ce ne sono tanti. Sì. Questo con i remi che è fuori dalla barca è carinissimo. È carinissimo. Sì. Oh, nel mentre, voi vi ricordate, abbiamo detto prima, Pozzuoli, Anzio, Terracina, che vengono rivitalizzati, quindi verso sud, tra Roma, Porto, il nuovo porto, Ostia, e Pozzuoli, ci sono anche due grandi porti di appoggio. Nel mentre fa realizzare l'esagono, Traiano intanto dice, però intanto fatemi un porto... Fatemi Civitavecchia, va? Fatemi un porto a nord intanto di appoggio che mi serve. E quindi si fa Centuncelle, che è Civitavecchia. E voi vedete qui, queste, vedete A è un molo romano, B era d'Arsena romana, nel porto moderno di Civitavecchia. Quindi, ecco, e vedete gli archi, si vedono, insomma, se voi andate a Civitavecchia, si vedono con molta chiarezza. Centuncelle è un porto importante, perché è il porto di prossimità, di avvicinamento da nord. E più a nord, ancora più a nord ci sarà Vada Volterrana, cioè Rosignano. Quindi c'è una rete di porti. I porti sono tanti, tantissimi. Intanto perché c'è un'attività continua. Le rotte commerciali non sono solamente dalle province a Roma, da Roma alle province, ma c'è tutta la rete, è una maglia fra le province. Roma è un porto di importazione, è un porto di esportazione, ma è anche un grande porto di transito, dove le merci transitano anche, senza per forza fermarsi a Roma, è un porto d'appoggio anche. E quindi, diciamo, voi dovete pensare a una rete molto articolata, molto complessa, e quindi diciamo che le infrastrutture sono necessarie, fra l'altro sono estremamente necessarie per le flotte militari, perché le flotte militari, le navi militari, non ne parliamo adesso in questo caso perché ci allungheremmo troppo, a differenza di quelle
civili, diciamo da trasporto civile, che sono grandi navi tonde con le murate alte che vanno solo a vela con un equipaggio ridotto tutto sommato a poche unità di persone. Le navi militari invece sono le triremi, le quinquiremi, ma le stesse liburne anche, sono delle navi strette, lunghe, con tanti, quindi intanto reggono male il mare, si rovesciano facilmente, quindi il mare grosso non lo reggono, sono aperte perché c'hanno i remi, quindi hanno tutti gli scalmi, le cose, quindi l'acqua può entrare più facilmente. Sono piene di buchi e c'hanno un sacco di gente a bordo, i rematori, i soldati, i marinai, quindi hanno poca autonomia perché non hanno spazio per caricare l'acqua, i viveri, cioè quindi hanno bisogno di porti d'appoggio. Non vi dimenticate le grandi battaglie navali dell'antichità, della nostra antichità, quindi pensate a Azio, la battaglia classica, ma tutte le battaglie fatte con le navi, le galere, anche nell'età moderna, pensate a Lepanto, che poi in realtà è a due passi da Azio, sempre lì stiamo, sempre in bocca al Golfo di Patrasso siamo, sono fatte appiccicate alla riva, Salamina, e sono tutte battaglie che stanno molto vicine a riva, non sono battaglie in mare aperto. Anche le battaglie fra cartaginesi e romani sono vicino alle isole. Non si fa la battaglia in mezzo al pieno mare aperto, perché non ci andavano, faticavano, era pericoloso. Quindi se andavano, traversavano, ma cercavano poi di appoggiarsi il più possibile vicino alla riva. Quindi, 100 celle a chiudere il sistema. Ok. Avanti, no. Però che succede di Ostia? Vai avanti. Ecco, che succede di Ostia? Sì. Allora, Ostia non è che sparisce da questa cosa. Ostia mantiene il suo ruolo. Ostia è il grande centro che governa questo sistema di infrastruttura. Ad Ostia, quindi Portus diventa il nuovo porto, diventano i nuovi docks di Ostia. Non è un'altra cosa. Diventerà infatti municipio autonomo solo con Costantino. Ma fino a Costantino sarà una parte di Ostia, e ad Ostia c'è il governo delle cose, come si dice, questa che si vede è la piazza delle corporazioni cosiddette, dove c'erano le agenzie degli armatori. Questa che voi vedete sono i navicolari di Cartagine, e c'erano ci sono tutti i mosaici, i pavimenti a mosaico, e ci stanno quelli di Cagliari, ci stanno quelli di Tarraco, cioè le varie città, i vari cose si facevano il loro mosaico, ed erano i posti dove si facevano i noli, dove si facevano, era l'amministrazione poi reale del commercio. Quindi Ostia mantiene il suo ruolo ed è una grande città, fra l'altro proprio grande anche come dimensioni, cioè se volete capire come è fatta una città romana andate a Ostia. La visita ad Ostia è fondamentale per rendersi conto di come era fatta una grande città romana. Non ha il fascino forse di Pompei, ma Pompei era un piccolo centro provinciale che ha il fascino del fermo immagine. Pompei finisce quel giorno e tu c'hai tutto quello di quel giorno. Ostia vive invece dall'età repubblicana fino all'età tardoantica, quindi c'è tutta la storia, tutte le trasformazioni, ma specialmente a Ostia si capisce la città, si capisce com'era fatta. Non esiste un'altra città romana a cielo aperto così grande, così articolata e così complessa. Quindi, voglio dire, la mezz'oretta di trenino ne vale proprio la pena. Uno se ne va a Piramide, prende il trenino e arriva a Ostia Antica, riscavi Ostia Antica e se li va a godere, insomma. Seguiremo il consiglio, forse in un giorno meno, diciamo... meno in giorni un po' meno caldi, magari. Però è molto ventilato e ombreggiato, Considerate che sia Porto che Ostia. Ce la stai vendendo molto bene, Renato. Va bene. No, è bellissima. Andiamo. Andiamo. Queste navi. Adesso, quel graffito che vedete è carino perché è un graffito tipo che viene da Pompei. È proprio il graffito di una nave, qualcuno l'ha fatta. C'è pure la barca a traino, la scialuppa a traino. Insomma, molto carino. Però, che cosa trasportavano? Vai pure avanti queste navi. Trasportavano di tutto, abbiamo detto. Qui vedete una carrellata, vedete il farro, il grano, vedete questo leone, questo è l'opus, i marmi per fare, questo è l'opus sectile di Porta Marina, che adesso si può vedere al Museo delle Civiltà, all'Euro, al vecchio Pigorini.
è stata ricostruita, una cosa bellissima, straordinaria. Vedete un'anfora, un'anfora di africana con il bollo della città, sull'ectum, della città che le produceva e che questa trasportava vino, che portava il vino. Quindi c'è di tutto, dai beni di prima necessità ai beni di lusso. Roma era anche una grande città vetrina, era la capitale dell'impero ed era anche una grande città pubblica, piena di edifici pubblici, ed era anche la vetrina dell'impero, la vetrina di se stessa. Era un po' pensata a Berlino Ovest ai tempi del muro, cioè che tutte le luci che guardavano il muro, insomma, ecco, era un po' questo. E poi vado avanti. Appunto, però come si arrivava a Roma? Abbiamo detto che si arrivava con le chiatte fluviali, ecco, qui rivedete quel modello della chiatta fluviale, della imbarcazione fluvio-marittima, questo è il termine preciso. Qui vedete a fianco quando è stata scoperta, siamo alla fine degli anni 50, si sta costruendo l'aeroporto di Fiumicino, e poi vedete questa immagine che viene da Ostia, Isis Gimignana, era il nome della nave, di questa barca fluviale, vedete che si sta caricando e al centro c'è la misura dei modi di grano. Perché i romani misuravano il grano a modi, questa unità di misura che erano circa 7 kg e rotti un modo. E poi vedete un coso, vedete un bozzello da sartiame classico. Quindi che succedeva? A Roma poi, una volta che si era fatto tutto questo lavoro, hai caricato, hai scaricato, hai fatto tutto quello che ti pare, però poi il nodo rimaneva. Dovevi arrivare, fare questi 30 km, ci volevano quasi 3 giorni, per risalire il fiume, tirati dalle rive con il sistema appunto dell'alaggio. E qui vedete un bassorilievo, viene dalla Francia, in cui si vede la barca alata appunto con quelli che traino dalla riva e il timoniere che la tiene sotto controllo con le chiatte sopra, e vedete sotto, è un quadro di Rievin, un pittore russo, i battellieri del Volga nell'Ottocento, e capite lo sforzo animalesco che era questa, cosa doveva essere. Gli elciari erano coloro, quelli che tiravano le chiatte, che poi a un certo punto nell'età tardantica invece, intanto perché vengono a mancare gli schiavi, vengono sempre più sostituiti dagli animali, dai buoi, dai tiri di buoi, per cui Procopio di Cesarea per esempio lo fa, ne parla, dei tiri di buoi che poi continueranno in età moderna. A un certo punto per esempio i papi faranno degli editti precisi che regolano per cui fino a un certo peso possono essere tirate anche dagli uomini, oltre a un certo peso solamente dagli animali. E con questo si arrivava al porto fluviale di Roma. Ecco, qui siamo a Testaccio, una vista era del porto fluviale, questa grande infrastruttura, perché dietro le spalle c'era tutto il quartiere logistico della città, perché poi se la città non era capace di ricevere finiva lì, cioè avevi questo gigantesco porto che addirittura i cronisti dicevano che l'impressione che dava era che nel porto e non nel mare, diciamo, non c'era lo spazio, cioè si perdevano le navi, insomma, era talmente grande che ci si perdeva. E questo è quindi il terminale fluviale interno era fondamentale. Ed eccolo qua, questo è solamente un pezzetto, voi dovete pensare a chilometri di banchine su un lato e sull'altro. Che gestivano questo complesso, perché pensate a quante barche salivano e scendevano, quindi tutti i passaggi, gli approdi, tant'è vero per esempio che ci stanno c'è una banchina, non so, dove si vede è stata murata una mattonella, consegnata un'anfora betica da olio, probabilmente erano anche dei segnali precisi dove si poteva e non si poteva attraccare. E se vai avanti, qui vedete come oggi, quello che resta oggi del porto fluviale, questo è il criptoportico che faceva modo di accedere in forma coperta alle varie aree di magazzino, poi di trasbordo, perché il porto non è che immagazzinava, il porto scaricavi, caricavi e trasportavi sulle banchine. Un disegno ricostruttivo di quello che poteva essere così, potevano essere le banchine del porto. E poi dopo, alle spalle di questo, questo era il grande scavo, sì, vai. No, sono andato avanti, ah, ok, va bene. Sì, questo era il grande scavo che abbiamo fatto a cavallo
tra il 2004 e il 2005 e il 2009, a testaccio, dove c'è il nuovo mercato, appunto, si vedono, ecco, si vede qua una linea di trapezio dei magazzini, di uno dei grandi magazzini che caratterizzava quest'area, e quindi poi c'erano alle spalle, invece c'erano le vere aree di stoccaggio e poi di smistamento delle merci. Quindi vai pure oltre, le anfore la fanno da padrone, perché i tre contenitori standard della nostra antichità erano il sacco, la botte e l'anfora. Chiaramente il sacco e la botte sono sottodimensionati, ne troviamo pochissimi perché è materia organica e si è distrutta. Le anfore erano, la terracotta si distrugge solamente per azione meccanica, quindi si deve polverizzare, ed erano anche particolarmente efficaci perché erano contenitori solidi, leggeri e funzionali, e costava poco perché si facevano in modo seriale. Quindi per noi sono un grande strumento per comprendere il commercio e l'impero, perché ne riconosciamo le forme, dalle forme dei contenuti, le provenienze, i carichi, perché c'erano le tradizioni costruttive, quindi sono quelle che sono galliche, quelle che sono cretesi, quelle che sono africane, quelle che sono betiche, cioè della Spagna, quelle che vengono dall'Oriente, dall'Italia, insomma, sono un grande strumento di studio per capire proprio la storia economica della città. E lo vedete, infatti, e lo vedete, ecco, per esempio, vedete una serie africana, adriatica da vino, gallica da vino, cretese da vino, africana da olio, insomma, per dire, tanto per avere un'idea. E poi questo è il Monte Testaccio, che sta, diciamo, che era la discarica dell'Annona, quindi una collina artificiale di alta 30 metri per, diciamo, un chilometro e due di diametro, fatte in gran parte da queste anfore, che sono anfore da olio, che venivano dalla Betica, cioè dall'Andalusia, dalla provincia betica, che è stata il grande fornitore di olio per molto tempo dell'Annona della città. E vado avanti. Vai avanti. No, sì, sì. Le anfore avevano l'etichetta, banalmente. C'era la tracciabilità del carico, come da noi. Quindi c'erano la tara, tanto c'erano i bolli. Chi aveva fabbricato l'anfora e chi aveva ordinato l'anfora. Io avevo il mio campo di olivi, penso che mi servono 100 anfore, vengo da te, te le ordino, tu ci metti il tuo stampiglio e quello mio. Dopodiché, invece, a vernice c'erano i cosiddetti titoli picti, cioè c'era l'etichetta, c'era il carico, la qualità, la quantità, la tara, poi c'erano i passaggi doganali, c'era a volte il nome dell'intermediario, dell'armatore, e c'era l'anno consolare, la data. Cioè c'era la data di riempimento? Certo, la data in cui questo si era mosso. Diciamo, l'antenato, noi abbiamo la data di scadenza, ma quantomeno comunque loro avevano la data di riempimento. La data è importante, perché noi, sì. Che succede? Datiamo all'anno. Che è impressionante quando queste si trovano. E queste perché è importante il Monte Testaccio? Perché queste anfore, che erano le anfore da olio, che portavano l'olio dell'Annona, una volta arrivate svuotate, venivano mandate subito in discarica, perché si erano impregnate di olio, quindi non potevano essere riutilizzate, perché c'è attività batterica, può essere pericoloso, non potevi riusarle, l'olio non te lo permetteva. Quindi venivano praticamente portate rapidamente, poi mani di Calceviva sopra, portate in discarica, in questa discarica ben organizzata, molto ben organizzata. Per cui scavare, come viene fatto tradizionalmente ogni anno da un'equipe spagnola in collaborazione con noi, perché loro scavano le zone di approvvigionamento della valle del Guadalquivir e il punto di arrivo che è Roma, scavare il Monte Testaccio vuol dire scavare un gigantesco archivio scompaginato, perché hanno pensato a fare una discarica, non a fare un archivio, dei commerci dell'impero per 350 anni. Quindi quando bisogna trovarli, è come andare a vedere un archivio in cui però i pezzi non stanno messi tutti in ordine, delle copertine o delle cose sono strappate, insomma, devi trovarlo, però è impressionante. Ora, per non farvi impazzire, andando avanti, forse un po' più rapidamente, il Museo delle Navi,
Perché ci ho messo questa foto del Museo delle Navi? Intanto perché siamo molto felici di dire che questo museo, che è nato nel 79, dopo che nell'hangar in cui erano state ricoverate le 5 grandi relitti di navi romane trovati in quello stesso posto, quindi il museo è costruito dove sono state trovate le navi, all'interno del porto di Portus, quindi della porto della zona nord del porto di Claudio, vicino al molo che si può vedere appunto andando in aeroporto. E questo museo è stato aperto nel 79 ed è chiuso nel 2002 per ragioni strutturali, di amianto nel tetto, la struttura non era adeguata alle nuove norme sisme, tutta una serie di problemi che l'hanno mantenuto chiuso fino adesso. Quindi sono 20 anni che è chiuso. Il parco archeologico di Ostia Antica, grazie a un finanziamento che va detto dei grandi progetti strategici del Ministero della Cultura, è riuscito a mettere in piedi un progetto, è stata fatta la gara, insomma questo museo è quasi pronto, a settembre si aprirà. Si potrà riaprire, si potranno rivedere queste che sono 3 grandi chiatte fluviali ed è una... E eccole qua, si vedono adesso in cellofanate, adesso vedete. Ma mi sembra giusto, Renato, dobbiamo tutti venirlo a vedere quando riapre. Quindi ora ci fai venire una curiosità mostruosa vedendone in cellofanate. Sì, stanno lì in cellofanate perché chiaramente sono stati fatti tanti lavori. Questa foto è stata fatta qualche giorno fa, c'è la passerella pronta. Adesso diciamo che siamo molto avanti, nella seconda metà di agosto monteremo gli allestimenti, vedete un rendering di alcuni pannelli. Monteremo gli allestimenti, adesso stanno per arrivare le vetrine, stiamo finendo di fare i pannelli, così diciamo che a cavallo fra agosto e la prima decina di settembre si monteranno gli allestimenti e diciamo stiamo aspettando le date ovviamente dalle varie autorità, ministri, però diciamo, abbiamo fatto una proposta, nella seconda metà di settembre si apre. Bellissimo, questa è una bellissima notizia. E quindi aspettiamo con ansia. Ve lo faremo sapere appena so la data, ve lo dico. E questo è appunto cosa c'è nel museo, ed è interessante per noi anche per capire poi come erano fatte queste navi. Questo è il relitto della cosiddetta Fiumicino 4, che era una nave da cabotaggio marittimo invece, cioè era una nave marittima piccola, molto bella, ha delle forme molto belle, poi quando la vedrete non così, ma nel museo ve ne accorgerete, non era molto grande, quindi doveva servire a un commercio locale, non era una nave di quelle che andavano nell'oceano o che attraversano tutto il Mediterraneo, però molto interessante. Sono stati trovati, ecco, vedete gli anelli delle manovre, gli anelli di piombo delle manovre, e quindi si è trovato, la cosa bella che sono state trovate, queste navi erano state lasciate probabilmente in disarmo, perché hanno un sacco di riparazioni, si vede, hanno avuto una vita lunga. Era l'angolo nord del porto, probabilmente era una zona tipo di cimitero, dove spesso succede nei porti, sono dei punti in cui vengono lasciate le navi in disarmo. Queste erano navi in disarmo, però era molto interessante. Questa è una, se vai avanti si vede un pochino, ecco, la sua struttura, si vede un'immagine di quello che poteva essere, appunto questa è un'immagine che classica di una nave non tanto grande che trasporta da trasporto, ecco, doveva essere una cosa di questo genere. Poi il museo ci ha dato molte cose, il bozzello da Sartiamo l'avete visto, ma questa è una grande ancora, un ceppo d'ancora, una mara d'ancora in piombo con il nome della nave, Iovis IV, quindi questa nave aveva il suo nome. Non è di quelle che ci abbiamo noi probabilmente, perché questa è una grande ancora, quindi o è una nave militare o una grossa nave da trasporto, però considerate che appunto tutto questo sta dentro un porto, il museo sta dentro un porto, le navi sono dentro un porto, il porto di Claudio praticamente cammina sotto Fiumicino e il molo, quel grande molo nord, finisce sotto la pista 1 dell'aeroporto, quindi è chiaro che lì dove si scava si trova che cosa? Quello che deve essere affondato, finito nel porto, resti di navi, resti di materiale, tutto quello che poi si è sedimentato dentro il porto. Questa è una cosa, se vai oltre, ecco, qui vedete invece dei pezzi di quella che possiamo chiamare la vita di bordo. Intanto questo qua è un sandalo di cuoio, trovato in una barca da pesca, adesso vedremo fra un momento, il sandalo del pescatore, dall'impronta un po' si vede il calcolo fatto, doveva essere un ragazzo
sui 13, 14, 15 anni, quindi insomma un ragazzo abbastanza grande, ed è molto, molto suggestivo. Quelle due lucerne hanno un monogramma cristiano, quindi queste navi vivono molto, vanno dal secondo fino al quarto, quinto secolo a seconda del relitto. E quello è un monogramma, sì, cioè non è che campano secoli loro, però comunque vivono molto, evidentemente hanno comunque beni preziosi, hanno tantissime riparazioni, si vedono proprio tante riparazioni, quindi le tenevano finché le potevano tenere. E poi vedete pensate alla pietanziera di Marco Valdo, come si dice, di Calvino, vedete un piatto che aveva sopra una ciotola che gli faceva da coperchio, con resti di datteri, di frutta secca. I datteri è il cibo del marinaio. I datteri, per esempio, erano molto usati perché si trasportavano bene, non si rovinavano, erano estremamente nutrienti, per cui tanta energia serviva a fare il marinaio. Serviva tanta energia a fare il marinaio, assolutamente sì. E quindi questi sono pezzi proprio che raccontano la vita, ma se vai avanti, la vita di bordo era fatta anche, questo è un affresco di Pompei, quindi qui non siamo su una nave, ma siamo probabilmente in una taverna, e che fanno questi? Giocano. Giocano a dadi. E infatti se vai avanti, invece, sulle navi si trovano i dadi. I dadi da gioco, e questo è il contenitore per mischiarli. Per scuoterli, sì. Per scuoterli e lanciarli. Quindi, per esempio, si giocava. Sicuramente era una delle attività, perché poi c'erano pensate ai viaggi per mare, lunghi giorni in cui sì, dovevi varare le manovre, però non è che sempre, per fortuna, c'avevi il dramma della tempesta, del vento. A volte c'erano giorni invece tranquilli in cui un po' pescavi, un po' campavi, un po' facevi le cose tue, ma molto si giocava anche. Si giocava, si suonava, sono stati trovati anche resti di strumenti a fiato, insomma era la vita che tu non puoi immaginare del marinaio, che doveva riempire anche la giornata, spesso giornate lunghe. Questa che viene dopo è una barca da pesca con l'acquario al centro, con i tappi, vedete i tappi sul fondo, era una nave svivara, come si dice, cioè quella per tenere il pescato vivo. Quindi vivaio, tappi, praticamente, tappi, sì. Vivaio, i tappi permettevano di cambiare l'acqua. È una nave, è una barca piccola, Pensate a Spencer Tracy, Il vecchio e il mare, ecco, nel film che sul romanzo di Hemingway, ecco, era una cosa così. E il sandalo del pescatore viene da lì. Quindi il ragazzo doveva stare su questa barca. Se tu vai avanti, ce n'è una... Ecco, qui si vede, nella vecchia allestimento del museo, si vede la barca del pescatore, questa davanti a voi. Questa in primo piano. Dietro c'è dietro c'è una delle grandi chiatte, una grande chiatta fluviale, poi una murata, un pezzo di murata di un'altra nave ancora. E se vai avanti ancora, ecco, hai l'idea. Intanto questa barca è eccezionale, perché ce ne sono pochi, è rarissima, è molto ben conservata, ce n'è tanto, c'è addirittura l'acquario, ci sono le murate, quindi è veramente un reperto eccezionale. E questa che viene da Terme il Buticoso ad Ostia è una rappresentazione in fondo di quello là, cioè di qualcuno che appunto su una barca, una piccola barca da pesca. C'è un'altra raffigurazione, questa qua pure da un po', che viene appunto delle attività di pesca. Questo diciamo perché ci siamo mossi tanto, abbiamo girato di qua e di là, ma poi siamo tornati nei paraggi, cioè siamo tornati in questo stava lì, e si sono, come si dice, ci salutiamo su questo, e alla fine, diciamo, se non vi dispiace, torniamo in porto, ecco, se vai anche riapprodiamo, vai pure all'ultima nelle nostre eccoci dalle qua parti. Siamo eccoci tornati qua a casa. E io ora bene. Allora, io ti ringrazio Renato per averci accompagnato, diciamo, in questo viaggio. Ringrazio la Soprintendenza Speciale di Roma e il Parco Archeologico di Ostia per questa interessante collaborazione.
Verremo sicuramente a vedere il museo quando aprirà, almeno io ci verrò sicuramente, non so se sarò seguita da qualcun altro, ma sicuramente sì, perché insomma ci hai molto incuriosito con questo tuo racconto. E prima di, diciamo, salutarvi, visto che ci siamo, diciamo, appassionati e abbiamo occupato molto del tempo a disposizione, anzi tutto il tempo a disposizione, no. E, vi ricordo il prossimo appuntamento, che è domani, 22 luglio alle ore 18:30, il giardino tradizionale giapponese, viaggio tra Roma e Kyoto, in collaborazione con l'Istituto Giapponese di Cultura a Roma, a cura dell'architetto, il mio collega Giorgio Pasqualini, e della sottoscritta, quindi per chi volesse ci rivediamo domani. E infine, per tutta la durata del festival, troverete per le strade di Roma le affissioni Opera Manifesto, un'affissione d'autore con le illustrazioni dell'artista danese, non lo pronuncerò sicuramente in modo perfetto, ma Karin Birgit Lund, e dell'artista svizzera Natasia Meira, sul tema di Roma e del viaggio. E quindi, scansionando, diciamo, i QR code che sono presenti sul manifesto, oltre a guardare, diciamo, l'opera che è il manifesto stesso, ogni giorno si potranno vedere dei contenuti, diciamo, brevi dell'Istituto Luce, che raccontano appunto i grandi viaggi dagli anni 20 agli anni 70. E tutto il resto del programma è disponibile, diciamo, sul sito www.viaggineparaggi.it, e quindi per chi volesse proseguire, diciamo, insieme a noi, ci rivediamo nei prossimi appuntamenti. Grazie a tutti per averci seguito, e grazie tantissime, Renato, per la tua presenza questa sera, che abbiamo molto apprezzato. Grazie di aver sopportato. ci rivediamo presto. Arrivederci. A voi, arrivederci.